Ciao a tutti, benvenuti alla classifica dei segni zodiacali più fortunati per la settimana che va dal 20 al 26 di novembre 2023. In questa settimana il Sole entra in Sagittario verso la fine e Marte lo segue a ruota, ma prima si fa gli ultimi giorni da Leone nel segno dello Scorpione con il Trigono a Nettuno e il Sestile a Plutone. Energie erotiche scoppiettanti proprio. In dodicesima posizione c'è l'Ariete. Dato che il pianeta dell'amore continua a starti simpatico come l'ausiliare della sosta quando tu sei in divieto, diciamo che ti dedichi a sollazzi intellettuali. La tua serata preferita sarà addormentata sulle pagine del libro, non certo sulla spalla del partner, che anzi è pregato di stare zitto mentre tu leggi. All'undicesimo posto c'è il Toro. Con Marte a sfavore, sei così sfaticato e stanco che l'unica discoteca che consideri è la radio sotto la doccia o l'open bar per bere la tisana con la melatonina. Si sa che non è la tua stagione ideale questa, ma vedi di sopravvivere senza litigare con tutti. Almeno provaci, ma so che è dura. In decima posizione il Leone. Dai ordini come un pretore dell'antica Roma dalla sedia girevole della tua scrivania, ma di alzare un ditino non ci pensi nemmeno. La cosa non crea empatia e collaborazione, sappilo, casomai te lo fossi chiesto, però devo ammettere che le tue strategie organizzative non sono per niente male. Basterebbe un sorrisino ogni tanto, dai! Nono posto per il Capricorno. Di effusioni in clima di coccole autunnali proprio non se ne parla, e se qualcuno avvicina i piedini ai tuoi sul divano, tu gli dai la scossa proprio. In compenso però le tue energie sono a disposizione dell'intera comunità, anche di un gruppo ristretto. Quindi che si tratti di sesso o di borse della spesa da portare per tre piani di scale, tu sei prontissimo Capricorno e il personal trainer sarà molto soddisfatto di te. Ottava posizione per il Cancro. Ti senti un cancro travestito da Ariete, ma la cosa non ti dispiace, basta dirlo insomma cancretto. Pensi al sesso 10 volte più della media stagionale, ma ti annoia ad ascoltare le dichiarazioni d'amore del partner, quelle per le quali da sempre ti lamenti che siano troppo brevi e poco romantiche. Stavolta invece si va dritti al sodo, che non hai tempo da perdere. Settima posizione per l'Acquario. Sei così dolce che fai a gara con l'omino di pan di zenzero, Acquario. Mantieni però comunque delle distanze di sicurezza da qualsiasi esponente del genere umano, soprattutto se hai intenzione di esprimerti affetto fisico, perché ci stai ancora lavorando, insomma. Però la tua predisposizione all'emozione è decisamente migliorata, c'è da dirlo. Sorridi anche senza sforzarti. Al sesto posto ci sono i Gemelli. Troverai tutte le scuse possibili per evitare qualsiasi incombenza lavorativa, perché il tuo cervello sembra rispondere solamente come con le palettine dei giudici di Ballando con le Stelle. Nessun pensiero strutturato, insomma. In compenso, chiunque avesse un problema, tu sei disposto a fornire gratuitamente generi di conforto carichi di zuccheri che a tutti la tristezza. Quinta posizione per i Pesci. Hai bisogno di metterti alla prova in azioni concrete, fattive e fisiche. Vuoi sudare e vuoi darti da fare dentro e fuori dalle coperte. Se c'è ancora qualche cambio degli armadi rimasto in sospeso o qualcuno avesse bisogno di una spintarella di incoraggiamento per prendere una decisione, tu sei la persona giusta. Che non ti si lasci con le mani in mano perché ti annoi. Al quarto posto c'è la Vergine. Ti tengo ancora qui, in alto nella classifica dei segni zodiacali più fortunati, perché mi stai simpatica, cara Vergine. Ormai dovresti averlo capito. Anzi, sappi che persino un po' svampita, come sarai in questi giorni, mi piaci anche di più. Non puntare sulle tue classiche doti intellettuali da saputella, perché questa settimana potresti proprio fare delle figuracce. Molto meglio giocarti tutto con una sensualità da supereroina della Marvel, che vanno anche di moda. Terzo posto per la Bilancia. È tutto perfetto, come nelle più riuscite feste di Natale aziendali, con tanto di citazione pubblica e bonus in busta paga. Il bello di questa settimana è che ogni aspetto della vita ti starà semplicemente benissimo, come un paio di jeans della taglia giusta. Non ci sarà nulla che ti farà penare per farsi allacciare. Secondo posto per lo Scorpione. Quanto ci piace lasciar fare a te, caro Scorpione. Anche perché conoscendoti non avremo grande alternativa, ma questa volta ogni tua decisione sarà veramente presa dopo aver considerato il bene comune, ancora prima del tuo interesse personale. Cioè praticamente, caro Scorpione, in questa settimana potresti essere eletto sindaco ad honorem e farci tutti felici e contenti, non soltanto quel fortunello del tuo partner. E al primo posto nella classifica dei segni più fortunati di questa settimana c'è il Sagittario. Eccoti qua, dopo un periodo che, diciamocelo, non è stato proprio dei più facili. Quindi adesso potrai insegnarci la vita con l'altissimo grado di qualificazione e preparazione scientifica che desideri. Nessuno si sognerà di non ascoltare i tuoi consigli oppure di provare a darne a te. Insomma, te lo dice anche l'astrologa, hai ragione tu, Sagittario, e so che per te è fondamentale. Vi aspetto qui alla prossima classifica dei segni più fortunati. Ciao!